È con noi Angelo Sturni, che è presidente della Commissione Roma Capitale e fa parte della Commissione Bilancio. Ben trovato, Sturni. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Io le vorrei chiedere una domanda che sembra un po' sciocca, però secondo me è forse la più importante, nel senso che in questo momento tutti si soffermano, diciamo così, sulla traduzione politica di quello che è accaduto, no? La bocciatura del bilancio da parte dell'OREF. Io invece vorrei capire perché è stato bocciato, cioè che errore è stato commesso, se voi ritenete che siano stati commessi degli errori gravi oppure no. Vorrei proprio capire tecnicamente da lei, Sturni, che cosa è accaduto. Assolutamente sì. La ringrazio per la domanda, perché effettivamente così sgombiamo un attimo il campo da una serie di elementi che sono emersi nelle ultime ore sui giornali. È bene, diciamo, leggere le carte per capire un attimo a che punto siamo arrivati. Allora, l'OREF ha espresso il parere non favorevole, come sappiamo, sulla proposta approvazione del bilancio di previsione 2017-2019. Ora, questo sembrerebbe, diciamo, a prima vista, leggendo il parere, diciamo, una bocciatura dell'attività che è stata svolta dalla Giunta. Tuttavia, invece, leggendo approfonditamente il parere, a mio avviso non è assolutamente così. Perché? Perché viene espresso, diciamo, e valutato in modo positivo la politica di bilancio ispirata ai principi di prudenza adottata dall'ente. Allora, dove sta il problema? È molto semplice. L'OREF fa una serie di osservazioni che noi intendiamo accogliere, che tra l'altro erano già emerse all'interno delle commissioni capitoline nel corso della sessione di bilancio, sì, di tutta una serie di criticità, di eredità pesanti che noi ci portiamo dietro dalle precedenti amministrazioni. È molto semplice. Cioè, viene detto il bilancio previsionale è stato costruito in modo prudente, cioè con la diligenza del buon padre di famiglia, che è quello che un po' il programma del Movimento 5 Stelle ha sempre voluto portare all'interno dell'amministrazione, perché se si fa una programmazione economica eccessivamente irregolare e comunque che non va effettivamente a rispondere alle esigenze dei cittadini, che cosa succede? Che nel corso dell'anno poi emergono una serie di problematiche. Una di queste, ad esempio, è i cosiddetti debiti fuori bilancio. Che cosa sono i debiti fuori bilancio? Sono dei debiti che non sono stati preventivati dalle precedenti amministrazioni e che noi oggi, l'amministrazione 5 Stelle, è tenuta a dover onorare, quelli appunto che possono essere riconosciuti. Parliamo di circa 200 milioni di euro che i cittadini romani sono tenuti a pagare attraverso, ovviamente, poi che insistono su questo bilancio. Una parte, parliamo di sentenze esecutive, quindi sono quelle sentenze che ovviamente sono già esecutive, quindi alcune passate in giudicato, e di conseguenza l'amministrazione è tenuta ad onorarle. Altre riguardano quelle acquisizioni di beni e servizi che sono chiamati diciamo i lavori cosiddetti di somma urgenza, cioè nel bilancio non viene programmato una determinata attività e allora di conseguenza nel corso dell'anno deve essere fatto questo lavoro. Ora, se si fosse fatto nei precedenti bilanci una programmazione corretta e prudente, noi oggi non ci troveremo a questo punto. È d'accordo sulle gestioni precedenti, siamo d'accordo, succede? Però in questo caso non rischia questa di essere una difesa, come al solito, che rimanda al passato? Perché i revisori scrivono... Mi dica. No, io leggo che i revisori scrivono che non c'è, diciamo, un equilibrio in quello che proponete voi dal punto di vista del bilancio, no? Allora, l'equilibrio di cui parlano i revisori, a mio avviso, riguarda le passività, come viene detto, potenziali. Allora, noi tra le altre passività potenziali ci sono che cosa? Le partecipate. Allora, pochi giorni fa l'assessore Colombano ha fatto una bellissima conferenza stampa con l'assessore Mazzillo e la sindaca Raggi sulla riorganizzazione delle partecipate, sul piano di riorganizzazione. Noi abbiamo già detto, e questo per sgomberare sempre il campo da ogni possibile visione diversa, le partecipate e soprattutto quelle sui servizi pubblici locali, ma ad Acama, non si vogliono assolutamente privatizzare né si vogliono dismettere, noi le vogliamo tutelare e assolutamente farle diventare un fiore all'occhiello per questa città.
certo, ci sono sicuramente delle società partecipate che devono essere probabilmente riviste, riorganizzate, efficientate, tagliare anche alcuni compensi degli amministratori e degli organi di amministrazione, questo sì. Ora, sono delle attività che, considerato che noi portiamo un'eredità dietro di 20 anni, in 6 mesi certamente non è possibile fare tutto quello che si deve fare, tra l'altro nel nostro programma, all'interno di una consigliatura. Ora, le osservazioni dell'OREF sono, secondo me, alcune fondate, ma noi alcune le avevamo già evidenziate all'interno delle commissioni, quindi noi non faremo altro che riprendere il bilancio, riportarlo in approvazione con queste osservazioni e portarlo in approvazione. Tanto i termini ci sono, perché entro alla fine di febbraio abbiamo questa possibilità, e quindi c'è assolutamente, siamo tutti uniti, certo. Per quanto tempo ci vorrà per ripresentare il tutto? Beh, ci sono delle attività, adesso c'è anche... Ma c'è questo rischio commissariamento? No, allora, da parte, le posso dire proprio, da parte dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, da parte della Giunta non c'è alcuna paura sul commissariamento, noi andiamo avanti compatti per portare il programma del Movimento 5 Stelle che possa trasformarsi nel programma poi della città, quindi questa bocciatura noi la prendiamo come un'opportunità per migliorare quello che effettivamente queste criticità, però va detto, all'interno del parere dell'OREF c'è tutta la storia degli ultimi 20 anni di mala amministrazione, cioè viene evidenziato questo. Allora, nel momento in cui si evidenzia questo, noi assolutamente ci prendiamo carico, perché stiamo amministrando noi, e quindi è giusto che l'amministrazione 5 Stelle sia un'amministrazione prudente nei confronti dei cittadini, e quindi noi abbiamo voluto fare un bilancio che è quello del buon padre di famiglia, senza troppi sprechi, e assolutamente cercare il più possibile di programmare e preventivare quelle che sono le spese future. Certo è che non è possibile preventivare qualunque tipologia di passività, tra l'altro sugli spazi di finanza mi pare proprio che erano quegli spazi necessari che si devono comunque tenere aperti per appunto queste passività, per gli anni successivi c'erano diversi milioni di euro, diverse decine, quasi più di 100 milioni di euro, quindi insomma questo problema non credo che sia dirimente, nel senso che sicuramente verrà superato, quindi da questo punto di vista io siamo molto sereni, perché riteniamo di poter andare avanti con l'approvazione del bilancio il prima però, possibile, diciamo, nell'interesse dei cittadini. Un po' va colpito questa bucciatura, cioè vi ha lasciato, insomma, come dire, un po' colpiti questa decisione dell'OREF, o tutto sommato avete messo in conto anche questi aspetti? No, l'OREF fa il suo lavoro assolutamente, quindi non c'è alcun tipo di problema. Noi andiamo avanti, nel senso, da luglio, con una serie, di colpi dappertutto, soprattutto la stampa, o dove ti giri arrivano dei colpi, ma noi andiamo avanti con il programma, abbiamo detto che lo portiamo avanti e intendiamo portarlo avanti. Vi sentite accerchiati mediaticamente, Sturni? Beh, sinceramente, più che accerchiati, io penso che mai nella storia di questa città si sia vista tanta attenzione sulla città di Roma, e nel momento in cui governa il Movimento 5 Stelle, ma lo avevamo preventivato, non abbiamo assolutamente il timore di questo, lo portiamo avanti anche con orgoglio, perché comunque il nostro obiettivo è quello di consegnare ai cittadini romani una città migliore di quello che gli altri ci hanno lasciato, e questo significa farlo anche lavorando in modo intenso anche durante il periodo natalizio. Da quello che ho visto, mi pare che il Senato sia chiuso fino al 10 gennaio, noi credo che saremo qui a lavorare già il 27 di dicembre, già in questi giorni, quindi il Movimento 5 Stelle rispetto alle pause natalizie non si ferma e continua a lavorare. Oggi Roberto Giachetti, proprio qui sulla nostra emittente, ha detto che Roma in questo momento è una città allo sbando, non so se la Raggi finirà il mandato, è ora che si assuma le sue responsabilità. Che ne pensa, Sturni? Guardi, Giachetti l'ho visto pochissime volte in Assemblea Capitolina, e devo essere sincero, a mia memoria non l'ho mai visto nelle commissioni, però sicuramente noi ci dobbiamo prendere questa responsabilità, mentre gli altri credo che abbiano lasciato una cosa come 12-13 miliardi di cittadini romani che vengono pagati con l'aliquota IRPEF più alta d'Italia, noi questo non lo vogliamo. Nel momento in cui si fa un bilancio, come dice l'OREF, un bilancio prudente, significa che noi non vogliamo fare altri debiti che poi
comunque devono pagare i cittadini romani con una riduzione dei servizi o con un aumento delle tasse. Quindi, insomma, questa è la mia risposta. Grazie Angelo Sturni, la ringrazio per il contributo che ci ha dato e quindi grazie, insomma, nessun pericolo commissariamento, si va avanti, si ripresenterà insomma un bilancio con le correzioni che sono state chieste, fiducia nell'assessore Mazzillo, questo insomma sono i punti cardine insomma del vostro lavoro. Nella giunta, assolutamente, in tutto il gruppo capitolino che sta lavorando in modo intenso anche in questi giorni. Grazie Sturni, Presidente Commissione. Grazie. Roma Capitale, Commissione Bilancio, buona giornata. Grazie e buon lavoro. A voi, arrivederci.